Ciao a tutti ragazzi da Sneakerare. Quest'oggi qui davanti a me ho un'altra sneaker che non dovrebbe esserci, esclusivamente rilasciata in Nord America. Sto parlando delle Yeezy Power Phase Calabasas. Rilasciate durante l'ultima Yeezy Season, appunto, si contraddistinguono, come molti capi della stessa, dalla scritta Calabasas su di esse. Calabasas è una località californiana dove lo stesso Kanye West dimora per la maggior parte dell'anno. Ora andiamo a vedere nel dettaglio queste bellissime sneakers. Scatola Adidas Original, un classico. Apriamo e prendiamo la nostra sneaker. Linea decisamente ultra vintage che contrasta appunto con i modelli ultra futuristici delle ultimissime Yeezy 350 e delle 750. La tomaia è in pelle cream white. Devo dire, non mi aspettavo di trovare un pellame così di elevata fattura e morbido su questo modello. Sul lato troviamo la scritta Adidas con il logo original in rosso, la scritta Calabasas in dorato, delle impunture e delle forature per favorire la traspirazione del piede, che ritroviamo anche qui sulla punta. L'intersuola della stessa colorazione della tomaia è in EVA, materiale plastico composito molto flessibile ed elastico. All'interno troviamo del materiale in mesh e la scritta Adidas Original tono su tono. La suola è in rubber sole, dura, elastica, molto resistente, in perfetto stile vintage, con la scritta Adidas Original qui al centro. Questo modello è stato rilasciato il 28 di marzo in Nord America ad un prezzo di $120. Inizialmente rivenduto in reselling anche oltre i 1000 euro, con il passare del tempo il loro prezzo ha subito un drastico picco verso il basso. Io stesso le ho prese di recente su Stadium Goods a $230, comprese addirittura di spese di spedizione ed oneri doganali. On fit presentano una linea classica molto bella a mio modo di vedere, ricordano da lontano, anche se non troppo, le Reebok Workout Plus Vintage. Molto confortevoli per via del pellame della tomaia, hanno la punta morbida e flessibile che potrebbe rovinarsi con il tempo. Per questo vi consiglio gli sneaker shields come rinforzo per la parte anteriore, onde evitare grinze, increspature e riuscire a mantenere nel tempo la forma originale della scarpa. Spero che questa video recensione sia stata di vostro gradimento, fatemi sapere cosa pensate di queste Yeezy. A mio modo di vedere il nomignolo Cheap Yeezy gli sta veramente stretto, perché al tatto e da vicino hanno una qualità veramente elevata. Ai non iscritti ricordo che sono anche su Instagram e naturalmente se volete potete iscrivervi anche al canale. Un saluto a tutta la community e per tutti quanti continuate a sneakerare.